Stavo facendo una riflessione, riflettevo sul fatto che in questi giorni così particolari, dove in realtà tutti i nostri ritmi sono stati alterati, probabilmente è proprio il momento giusto per poter fare delle riflessioni, riflessioni che magari il tran tran della vita, gli impegni non ci permettono mai di fare. E ho sentito veramente delle cose piacevoli. Tipo molti miei clienti che hanno riscoperto il piacere di stare in famiglia, il piacere di godersi il proprio partner, di poter godere i propri figli o di riscoprire la voglia di leggere un libro. È bello, è un momento che se lo sappiamo sfruttare a nostro favore può veramente accrescerci da un punto di vista intimo, spirituale. La cosa che io mi auguro è che comunque questa situazione un po' così particolare ci possa insegnare qualche cosa, insegnare intanto il valore delle cose, il valore delle persone, il valore degli affetti, perché diamo un po' troppe cose per scontato e invece in questo modo siamo stati costretti a fermarci e a poter fare delle riflessioni. Quindi il mio invito è, anziché farci prendere magari da un'ansia eccessiva, riflettiamo sulle cose buone che questa situazione ci costringe a rivalutare. Io, ad esempio, sorridendo, ma lo dico col cuore, per me questa è una situazione che sicuramente da un punto di vista economico creerà grosse difficoltà, sia personalmente come professionista, sia nelle varie relazioni, commerciali e lavorative che, io ho, ma siccome questa cosa non posso modificarla, mi concentro sulla parte buona. E stavo appunto riflettendo sul fatto che questa situazione mi dà la possibilità, mi costringe di stare con la persona che 40 anni fa ho scelto, o almeno mi piace pensare di averla scelto io, ma in realtà voi donne sapete di avere un grande potere, quindi alla fine le scelte appartengono sempre a voi, però lasciatemi almeno credere in questo. E quindi stavo dicendo che in questo momento ho modo di potermi godere quella ragazza che ho scelto 40 anni fa, e ora mi trovo costretto a dover trascorrere con lei più tempo, condividere momenti quotidiani che a volte il lavoro, gli impegni e le responsabilità familiari non mi permettono. Quindi godetevi le persone che avete accanto e se non le avete accanto perché magari siete confinati a casa da soli, utilizzate per una volta la tecnologia in maniera utile e anziché riempire le pagine di Facebook o di altri social, prendete il telefono e usate la voce, parlate, non scrivete, perché il suono della voce, ma non solo, anche l'espressione facciale può dire molto di più che non semplicemente un messaggio o una faccina, un emoticon e via dicendo. Vi auguro una buona giornata e una buona riflessione.